Io sono anaffettivo. Sito internet. Notizia accertata. Attualmente sono più di 250.000 i minori di 18 anni utilizzati nei conflitti armati. Nell'ultimo decennio, centinaia di migliaia di bambini, bambine e adolescenti sono stati direttamente coinvolti nelle ostilità e utilizzati sia da parte degli eserciti governativi, sia da parte di gruppi armati di opposizione ai governi. La maggioranza ha dai 15 ai 18 anni, ma alcuni hanno anche soltanto 10 anni e la tendenza che si nota è verso un abbassamento dell'età. Decine di migliaia di bambini, bambine e adolescenti corrono il rischio di entrare a far parte degli eserciti o dei gruppi armati in diversi paesi. Durante i conflitti armati, tutti i bambini subiscono gravi violazioni dei loro diritti. Qual è il paese o la regione che ha il peggior primato per l'uso di bambini soldato? La risposta è: ma che te ne frega? Ma perché ti devi mischiare nei fatti che non ti riguardano? E poi i bambini hanno sempre giocato a fare la guerra. Su, non facciamo drammi, eh? E vi ricordate voi, un po' più age, che con 100 lire si comprava una scatolina con dentro una quantità di soldatini monocromatici piccolissimi che con una biglia ne facevi fuori 20 in un colpo? E allora, tra l'altro, non si pensava che potevano ingoiarli. Un'intera scatoletta, uno per uno. E allora via, lasciamoli all'aria aperta a fare un po' di attività fisica, che almeno non crescono bianchicci e malaticci come i nostri nelle città. E poi, cosa vorreste dire a questi bambini? Fate l'amore, non fate la guerra con i rischi del sesso libero? Ma siete matti! E le amicizie cameratesche che si fanno in queste situazioni, dove le vogliamo mettere? Ma beati loro, bambini fortunati! E comunque noi siamo distaccati, abbiamo questo disturbo. Cosa volete farci? Noi lasciamo fare, sì. Se vogliono fare la guerra, lasciamoli. I bambini devono fare le loro esperienze, liberi, sì, liberi. E noi felici, forse è troppo, sereni, sì, sereni, ecco. Oh, se la gente capisse quanto vive bene l'anaffettivo. Ma prendiamo la letteratura. Gli scrittori distopici, 50 anni fa, ma anche di più, già si preoccupavano per cosa sarebbe successo in futuro. Ma fatevi i cazzi vostri, vogliamo stare a preoccuparci delle generazioni future? Ma siamo completamente rimbambiti. In futuro non ci saranno più libri, tutti bruciati, dice uno di quei matti. Nel futuro noi ci siamo e abbiamo l'ebook. Saremo tutti controllati! Un altro. Ma se fossimo tutti sanamente anaffettivi, che cosa dovrebbero controllarci? Le emozioni? Ma quali emozioni? Basta! Niente emozioni! Avete visto che brutta fine fa quello. Com'è che si chiama? Quello. Ah, Winston! Un Winston Smith! Ah, si chiamano tutti Smith? Si chiamano sempre Smith! E perché? Perché prova sentimenti? Perché si innamora, il cretino! A noi, all'affettivo, non sarebbe successo. Noi siamo superiori, non ci arriviamo, non piangiamo, non scocciamo gli amici con le nostre menate. E ce ne sono che lo fanno. Esistono loro e le loro menate al centro di tutto, del cosmo.
Oggi ho un po' di mal di testa, ti azzardi a dire. E loro, oh, ti capisco, io mal di testa un giorno sì e un giorno no e non riesco a trovare un farmaco che mi faccia effetto. Ho provato di tutto, Bix, Mix, Tox e niente. Sai che la settimana scorsa credevo di morire. Avevo un cerchio alla testa, dovevo andare a prendere la bambina all'asilo. Non ti dico che fatica, credevo di impazzire. E chi se ne frega? Ti ho detto che ho mal di testa, come per dire, gira al largo. Do not disturb. Do not disturb. Devo appendermi al collo una scritta, come sulle maniglie degli alberghi? Lasciami in pace, mollami, alza i tacchi. Sciamma. E non fate finta di non capire, di essere scandalizzati. Sarà capitato anche a voi di rompere le scatole agli amici con i vostri stramaledetti problemi. Ma con noi anaffettivi non attacca. Non partecipiamo, non restiamo coinvolti e viviamo meglio, perché è meglio non provare sentimenti, credete? Quindi, ogni volta che mi sentirete dire «Oggi ho un po' di mal di testa», sia chiaro. Do not disturb. Anaffettivo si può. Anaffettivo conviene. Diventa anche tu anaffettivo.